Agosto 2018. Sotto gli occhi spaventati e sbalorditi dei cittadini genovesi crollava il ponte Morandi. A distanza di 2 anni, i familiari delle 43 vittime attendono di conoscere la verità e di sapere i nomi dei responsabili della morte dei loro cari. Nei prossimi giorni verranno commemorati i morti e davanti alle autorità verrà inaugurato il nuovo ponte. Il ponte Genova-San Giorgio. Di seguito la testimonianza di 2 cittadine genovesi, Laura e Federica. 14 agosto 2018, Genova. Abbiamo qui con noi Laura e Federica in diretta che ci racconteranno la loro esperienza, i loro ricordi e le loro emozioni che purtroppo le hanno coinvolte in questa tragedia. Allora, chiediamo subito a Federica. Benvenuta Federica. Buongiorno a tutti. Un ricordo tuo della giornata, di quella giornata tragica. Sì, una giornata tragica, inimmaginabile, inconcepibile. Era una giornata, ricordo, una pioggia battente e ho scoperto della tragedia sul tablet, leggendo il Secolo e vedendo l'immagine del ponte tronco. Sono rimasta scioccata, perché era inconcepibile. Vedere un ponte crollare, tra l'altro io l'avevo percorso la domenica sera, ecco, quindi pochissime ore prima. Con noi abbiamo anche Laura, sempre da Genova, che anche lei vuole portare la sua testimonianza. E tu, Laura, dov'eri quando hai sentito la notizia? Dunque, buongiorno a tutti, io ero a casa, sono stata avvertita da mia sorella di questo. Fatto, incredula, ho iniziato ad accendere tablet, televisione, insomma, per capire che se effettivamente era potuta accadere una cosa di questo genere. Quando effettivamente, dopo un po' di minuti, abbiamo capito sia io che mio marito, perché anche lui era a casa con me, di quello che era accaduto. Siamo rimasti scioccati e increduli, come la maggioranza dei genovesi e penso comunque anche degli italiani, di fronte a un disastro di questa portata nel 2018 in una città come Genova, in un'Italia che è una delle potenze mondiali, incredibile. Federica, i cittadini genovesi secondo te si sono sentiti abbandonati durante questa tragedia? Portaci la tua testimonianza. Io porto una testimonianza diretta di una carissima amica che abitava proprio sotto il ponte, nella zona dei caseggiati di Via Porro, che poi sono stati abbattuti per la costruzione del nuovo ponte. E diciamo che lei mi ha testimoniato la vicinanza totale delle istituzioni genovesi, dal comune alla regione e da tutti gli enti privati che hanno aiutato gli sfollati, ospitando le persone negli alberghi, cercando di dar loro una nuova casa, aiutandoli veramente in maniera forte. Ed è una testimonianza di una persona veramente cara, che è la mia carissima amica. Bene, Laura, dopo le alluvioni c'è stata la tragedia del ponte Morandi e proprio non ci voleva. Secondo te, i genovesi, ok, si sono rialzati, è stato tutto possibile, ma a quale prezzo? Al prezzo sempre di troppi morti, ogni volta che c'è stata un'alluvione a Genova ci sono stati morti e continuamente ci sono stati anche durante questa tragedia del Ponte Morandi, sono state 43 persone, la rabbia che arriva è quella che tutto questo poteva non accadere, potevano esserci anche più persone perché quel ponte era percorso da una marea di macchine, molto spesso io lo percorrevo stazionavano ferme macchine,
pullman, quindi la tragedia doveva essere ancora più grande perché praticamente ogni giorno il ponte era stracolmo e non si riesce mai ad imparare quello. Io ho ancora la speranza che invece l'uomo possa imparare e fare qualcosa. Federica, il nostro pensiero va alle vittime e naturalmente ai familiari che hanno perso i loro cari. Però questi familiari, i parenti tutti e anche tutti noi cittadini italiani vorremmo conoscere la verità su questa grande tragedia. Esatto, io spero vivamente come genovese ma come italiana che venga fatta luce su questa grande tragedia, perché lo dobbiamo ai familiari e lo dobbiamo alle vittime, perché non è possibile morire così su un ponte che doveva stare in piedi per centinaia di anni e quando lo Stato, l'uomo per incuria non ha attuato i provvedimenti che dovevano essere fatti per renderlo stabile e non far cadere una tragedia così. Chiudiamo questa intervista con Laura e Federica e ricordiamo che il 3 agosto alle ore 18:30, alla presenza di Conte e Mattarella, ci sarà l'inaugurazione del nuovo ponte Genova-Ponte San Giorgio, insieme anche alla struttura commemorativa che ricordiamo a tutti che anche il Friuli Venezia Giulia ha contribuito e collaborato per la realizzazione di questa struttura mettendo a disposizione l'abete bianco delle proprie montagne. Ecco Laura, giusto a chiusura di questa breve intervista, cosa si può fare? Tu pensi di partecipare a questo evento commemorativo? Dunque, io seguirò l'evento sicuramente con la televisione e poi i giorni successivi andrò sicuramente a vedere tutto quello che è stato fatto e voglio vedere soprattutto la parte che ricorda queste innocenti vittime che percorrendo il ponte hanno perso la vita e in un certo senso di questa tragedia siamo tutti, ci siamo sentiti tutti in questa tragedia, cioè tutti noi genovesi abbiamo pensato e abbiamo detto queste parole, potevamo esserci noi. Grazie Federica, grazie Laura e a presto. E grazie a voi, grazie buongiorno mille. A tutti. È tutto per questo speciale dalla Liguria, vi ringrazio per l'ascolto. Linea alla regia centrale di Radio Saiuz.